Ciao a tutti cari amici, benvenuti dal vostro Andrea il Matematico in questa nuova lezione di matematica dedicata allo studio di limiti a due variabili. Il limite che tratteremo è il seguente: il limite per xy che tende a 0,0 di xy2 fratto la somma di x2 più y2. Chiaramente per risolvere questo limite si può tranquillamente applicare il metodo del maggiorante come vedremo tra poco, ma come sempre prima di partire col video ti invito a scoprire tutti i corsi sul sito di andrealmatematico.it, corsi che vanno dalle basi matematiche fino ai livelli più avanzati e vengono trattati anche per videocorsi. Chiaramente per info scrivetemi andrealmatematico@gmail.com e adesso vediamo appunto come trattare questo limite. Allora, per poter risolvere questo limite, la prima idea può essere la seguente: esiste un maggiorante di questa funzione di cui noi sappiamo calcolare precisamente il limite. Ricordiamo che il maggiorante serve per dimostrare che il limite esiste e il valore di questo limite attraverso lo sviluppo di una funzione più grande, chiaramente posta sempre in valore assoluto, tramite cui noi possiamo andare ad affermare qualcosa che è certo su questa funzione. Quindi a questo punto il discorso maggiorante, o eliminiamo questo pezzo, perché quando rendiamo più piccolo il denominatore ovviamente la frazione risulterà più grande. Quindi potremmo ad esempio chiederci il limite per xy, quindi scusate, andiamo a usare il valore assoluto, cioè cerchiamo appunto di mettere questa funzione in valore assoluto, sopra mettiamo sempre lo stesso numeratore xy2, e sotto, ad esempio, scegliamo, non so, x alla seconda. Se scegliamo x alla seconda, semplifichiamo la x sopra con x alla seconda al denominatore, quindi sotto ci rimane la x, quindi ovviamente il modulo sarebbe il modulo di f di xy, è inferiore o uguale a questo, questa cosa a sua volta semplificando la x sarebbe y2 sul modulo di x. Ovviamente non possiamo fare affermazioni certe di questa cosa, quindi punto di domanda, perché ovviamente sarebbe uno 0 su 0, 0 su 0, che ad esempio sulla restrizione tt, ad esempio, sarebbe un t alla seconda fratto modulo di t, e quindi tenderebbe al modulo di t, che in questo caso t tenderebbe a 0, perché poi sarebbe tt. Ma se adesso, se ad esempio prendiamo un'altra restrizione, ad esempio la restrizione t alla terza t, cioè questa cosa può tendere tranquillamente a infinito, perché sopra abbiamo praticamente un y che sarebbe t alla seconda, sotto abbiamo una x, quindi modulo di t alla terza, e quindi in pratica semplificando sarebbe 1 su modulo di t, e questa cosa tenderebbe a infinito. Quindi non possiamo fare affermazioni su questa cosa qua. Però magari vediamo se eliminando l'altra cosa riusciamo a trovare un maggiorante, quindi chiaramente il modulo sempre di tutta questa cosa di f di xy risulterà certamente inferiore alla funzione messa in modulo, dove scriviamo sempre xy2 al numeratore. Sotto, ad esempio, prendiamo solo la y, quindi togliamo questa parte qui, di modo che comunque creiamo comunque una frazione più grande. E che cosa succede? Che appunto semplificando la y2 al denominatore con la y2 al numeratore ci rimane modulo di x. Ora, il modulo di x, cioè il modulo di questa funzione maggiorativa, maggiorante rispetto alla funzione di partenza, per xy che tende a 0 tende sicuramente al valore 0. Quindi se abbiamo trovato un maggiorante che in valore assoluto tende a 0, certamente anche la nostra funzione originale possiamo affermare che tende a 0. Quindi il metodo del maggiorante è quello appunto di trovare una funzione maggiorante più grande che tende ad esempio a 0, e allora anche la nostra funzione per logica tenderà a 0. Bene cari amici, questa lezione è finita. Vedremo ancora qualche lezione sui limiti, mi raccomando continuate a seguire la playlist funzione due variabili e scoprite chiaramente tutti i corsi sul sito andrealmatematico.it con tantissimi blog, veramente leggeteli tutti perché sono fantastici.